Sì, Siamo in perché siamo Francia. collegati con Lourdes, come si vede dall'inquadratura che noi stiamo già cogliendo nel fuori onda. Passo a te la parola, Francesca, per l'intervista. Parliamo con Rocco Paleo, presidente nazionale Unitalsi, che è qui con noi e ci fa godere proprio di questo luogo particolare per parlarci di un pellegrinaggio speciale. Ecco, Rocco Paleo è arrivato un po' prima rispetto ai bambini per i quali invece l'arrivo è previsto in serata, è corretto? Intanto buongiorno Buongiorno. da Lourdes davanti alla grotta. Sì, oggi pomeriggio arriva questo grande treno che si è riunito ai confini dell'Italia perché un pezzo di treno è partito da Reggio Calabria per raccogliere tutti i nostri soci della fascia tirrenica e un altro treno invece è partito da Bari per raccogliere tutta la fascia adriatica. Poi questo treno si è ricomposto per intero al confine e oggi pomeriggio arriverà qui a Lourdes. Un viaggio speciale è questo che aspettavate da tempo, soprattutto dopo lo stop dovuto dalla pandemia? Sì, aspettavamo da tempo anche perché il pellegrinaggio dei piccoli fa parte un po' della storia della nostra associazione. Il percorso dell'Unitalsi è un percorso che facciamo abitualmente con i bambini, soprattutto quelli in difficoltà, e insieme a loro, logicamente con i loro genitori. Quindi aspettavamo da tempo questo pellegrinaggio da poter organizzare, è stato il tempo per poterlo fare. E siamo felicissimi anche perché sono presenti sul treno oltre 170 bambini, ma io direi che sono molti, molti di più, perché 170 sono fisicamente sul treno, ma molti altri li stiamo portando qui a Lourdes perché moltissimi genitori volevano poter partecipare, ma anche per le condizioni di salute dei loro Certo. figli non hanno potuto e quindi hanno affidato a noi tutte le migliori preghiere alla mamma che vediamo, che potete vedere qui nella grotta, perché possa davvero per tutti dare un pensiero di pace, di speranza, di consolazione. Tra i piccoli partecipanti ci sono infatti tanti pazienti provenire dagli ospedali pediatrici italiani, è corretto? Sono bambini che provengono anche dalle nostre sottosezioni, dalle nostre realtà territoriali, perché noi abbiamo delle case che accolgono dei bambini che sono accuditi quando sono ricoverati nei principali ospedali pediatrici e che abbiamo conosciuto lungo il loro percorso anche di malattie e di sofferenza. E poi si sono uniti a noi in questo pellegrinaggio. Quindi ci sono molti, molti bambini che sono in difficoltà, ma per tutti c'è la gioia di poter vivere davvero. Stanno vivendo già un viaggio molto, molto particolare con i personaggi della fiaba di Pinocchio. Poi, quando arriveranno qui a Lourdes, conosceranno, faremo in modo di conoscere Bernadette con tutta la sua famiglia e quindi attraverso Bernadette conosceranno sicuramente anche che cosa è accaduto l'11 febbraio del 1858 con la prima apparizione, perché in tutti i casi dobbiamo ringraziare Bernadette, perché se oggi noi siamo qui è perché questa bambinetta che aveva pochissimi anni è stata così caparbia a rispondere alla chiamata di Maria per ben tutte le volte che ha voluto che lei andasse lì, qui, in questa grotta. Quindi siamo felicissimi di poterli accogliere oggi pomeriggio. Il viaggio sta andando molto bene, i ragazzi e i bambini si stanno divertendo molto e quindi noi godiamo insieme a loro di questo viaggio che, benché sia lungo, perché sono partiti ieri mattina prestissimo, ma arriveranno certamente stanchi nel fisico, ma sicuramente pronti a
per vivere giornate straordinariamente belle qui a Lourdes con un programma adatto a loro. Ecco, lei ne ha fatto un accenno poc'anzi. Come si racconta un pellegrinaggio di questo tipo a bambini piccoli? Il titolo che è stato scelto c'era una volta, ma anche oggi. Quindi è una narrazione di che tipo? Allora, noi partiamo dalla fiaba di Pinocchio con tutti i personaggi, perché sapete, con Pinocchio molti valori vengono scoperti o riscoperti. Per esempio, noi registriamo durante questo viaggio, siamo in contatto che i ragazzi hanno completamente depositato i loro telefonini, per esempio, per poter vivere insieme agli altri anche un viaggio fatto di contatto, fatto di canto, fatto di presenza, di abbracci, cosa che abitualmente ormai anche attraverso i bambini non è che siamo più abituati a vederli stare insieme anche nel contatto fisico. Era quello che noi volevamo e quindi attraverso questo personaggio, questo principale che è Pinocchio, ma insieme a lui di moltissimi tutti gli altri personaggi che ruotano attorno a questa fiaba, riscopriamo anche dei valori che possono derivare da essa. Poi quando si arriva qui a Lourdes, Pinocchio farà conoscere a tutti questi bambini invece Bernadette, che anch'essa lì era una bambinetta, quindi molti dicevano che era stupida, ma di stupida non aveva niente, anzi è stata molto, ma molto intelligente nella sua vita, forse magari era ignorante perché non aveva imparato a scrivere e a leggere, ma sicuramente non stupida. Quindi anche attraverso Bernadette faremo riscoprire il messaggio di Lourdes adatto ai bambini, con il linguaggio dei bambini. C'è un progetto anche artistico dietro a questo pennaggio. Ci siamo fatti aiutare da professionisti esperti nel settore proprio per dare il massimo della bellezza di questo personaggio, di questi personaggi. Tra le altre cose abbiamo, grazie alle nostre volontarie, abbiamo preparato anche dei vestiti adatti, dei costumi adatti per ogni personaggio. Quindi sarà davvero una festa per loro, scoprire il messaggio di Lourdes attraverso, questi personaggi, ma soprattutto attraverso il linguaggio che è proprio per loro bambini. Una festa grande per i bambini, per i ragazzi, accompagnati dalle loro famiglie, dai volontari e dalla grande famiglia Unitalsi. Grazie a Rocco Paleo, buon pellegrinaggio che appunto si concluderà fino il 22 maggio, quindi grazie per avercene parlato. La lasciamo vivere questa bella esperienza e appunto al quale parteciperanno questi bambini che sono in arrivo nel tardo pomeriggio di oggi. Grazie. Grazie, grazie per essere stato Grazie a con voi, noi. grazie a voi, ci sentiamo.